Il tumore alla prostata è la seconda causa di decessi per cancro negli uomini sia in America che nel Regno Unito. La prostata fa parte del sistema riproduttivo maschile ed è responsabile della produzione di liquido seminale grazie al quale esistiamo. Ma con il passare del tempo, le cellule prostatiche, come qualsiasi altra cellula, possono incorrere in anomalie che portano al cancro. Il corpo e tutto ciò che è in esso contenuto è costituito da cellule. Queste cellule seguono il ciclo cellulare, crescono e si duplicano grazie a un processo noto come mitosi. Ma anziché duplicarsi in modo incontrollabile, ci sono alcuni accorgimenti per fare in modo che queste cellule siano sane, funzionino bene e si replichino a un ritmo normale. Per esempio, le cellule non solo ricevono un impulso per crescere, ma anche per smettere di crescere. Per di più, hanno anche un limite di replicazione. Quindi più si replicano, meno possono farlo di nuovo. Inoltre, le cellule sono generalmente localizzate in zone che richiedono l'angiogenesi, quindi la creazione di vasi sanguigni per sostenere la loro vita e portare loro sostanze nutritive. Lontane da questi, non possono sopravvivere. Le cellule che non seguono queste regole o che sono vecchie vengono spesso rimosse da un processo noto come apoptosi. L'apoptotide è la distruzione controllata o la distruzione delle cellule da parte del corpo, ma ogni tanto può verificarsi una mutazione o un errore che modifica la proprietà della cellula. Ad esempio, potrebbe aumentare la capacità di ignorare i segnali anticrescita e in seguito una di queste cellule potrebbe mutare per evitare l'apoptosi. Queste mutazioni si verificano in modo del tutto casuale, ma è un mix di queste situazioni che alla fine porta a masse di cellule in rapida e incontrollata crescita, e quindi al fenomeno noto come cancro. Questo è il motivo per cui più si è in là con l'età, più è probabile che il tumore alla prostata si verifichi, perché le cellule si sono replicate più volte, aumentando la possibilità di mutazioni. Circa l'80% degli uomini può avere il tumore alla prostata. Ma c'è qualcosa che possiamo fare? In un certo senso, sì. Se osserviamo i dati della popolazione asiatica, notiamo che ha l'incidenza più bassa della malattia. Quindi potremmo pensare che si tratti di genetica. Ma un dettaglio interessante è che gli uomini asiatici che si sono trasferiti in America hanno riportato una maggiore incidenza di cancro alla prostata rispetto a chi invece è rimasto in Asia. Questo ci fa pensare che il tutto potrebbe dipendere anche dalla dieta e dallo stile di vita. A quanto pare, alcuni studi hanno dimostrato che alimenti come la soia, i pomodori e il pesce possano essere parzialmente responsabili di questa più bassa percentuale, anche se la questione è ancora dibattuta. Alcuni alimenti, così come alcuni prodotti chimici e farmaceutici, hanno proprietà che possono favorire la normale funzione cellulare e prevenire mutazioni. D'altra parte, i cibi grassi sono stati indicati come potenziali colpevoli di molti tumori. Morale della favola, anche se c'è ancora molto da sapere su come prevenire e curare questa malattia, cerchiamo di mantenere uno stile di vita sano e attivo per migliorare la qualità della vita. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Scienziati Subito!